Albert Einstein nasce a Ulm il 14 marzo 1879. È stato un fisico e filosofo tedesco naturalizzato svizzero e statunitense. Oltre a essere uno dei più celebri fisici della storia della scienza, fu molto attivo in diversi altri ambiti, dalla filosofia alla politica. Il 1905 è un anno di svolta nella vita di Einstein e nella storia della fisica. Nel giro di 7 mesi pubblica 6 lavori, fra cui la teoria della relatività ristretta, che precedette di circa un decennio quella della relatività generale. Nel 1915 propone una teoria relativistica della gravitazione, indicata come relatività generale, che descrive la proprietà dello spazio-tempo a 4 dimensioni. Nel 1921 ottiene il premio Nobel per la fisica per il suo lavoro del 1905 sulla spiegazione dell'effetto fotoelettrico. Con l'avvento al potere di Hitler è costretto a emigrare negli Stati Uniti, dove gli viene offerta una cattedra presso l'Institute for Advanced Study di Princeton. Di fronte alla minaccia rappresentata dal regime nazista, il Nobel tedesco rinuncia alle posizioni pacifiste e nel 1939 scrive insieme ad altri fisici una famosa lettera indirizzata al presidente Roosevelt, nella quale viene sottolineata la possibilità di realizzare una bomba atomica. Disprezza profondamente la violenza e, conclusi questi terribili anni di conflitti, si impegna attivamente contro la guerra e contro le persecuzioni razziste, compilando una dichiarazione pacifista contro le armi nucleari. Si spegne all'età di 76 anni negli Stati Uniti, a Princeton, il giorno 18 aprile 1955, circondato dai più grandi onori.